Ciao ragazzi, allora volevo innanzitutto scusarmi per angolazione, sfondo e soprattutto qualità. Purtroppo ho avuto un problema con la macchina fotografica, ho perso tutti i dati che erano sulla memoria, quindi tutti gli elementi per fare i video ed è per questo motivo che per queste settimane sono stata assente, soprattutto dopo il mio ritorno da Washington. Spero comunque che chi adesso che ha in mano la mia memoria riesca a sistemarle e comunque a ridarmi le mie cose, perché non avete idea di quanto pianto, perché ho perso comunque davvero tanto. Soltanto su questa memoria ci saranno state più di 20.000 foto. Detto questo, allora, stasera c'è una seconda festa di compleanno per me. Io e le mie amiche andiamo a Manhattan e andiamo a mangiare sushi. Che novità! No, la differenza qual è? È che qua trovare un ristorante all you can eat è praticamente impossibile. Trovate i buffet, ma fidatevi, sono un'altra cosa. Questo ristorante si chiama Ihumi, come lo pronuncia la mia host mom. È abbastanza costoso. Questo menù è sui $34.99, poi aggiungete la bibita e aggiungete ovviamente la mancia obbligatoria. Quindi andremo a spendere sui 40-42 secondo me. In ogni caso, finita la cena, abbiamo deciso di provare ad andare a ballare. Allora, sono riuscita a contattare una promoter, che è una ex au pair, che è stata molto gentile e mi ha aiutato e siamo riusciti, senza spendere tanto, ad avere una limousine e quindi una limo ride, che praticamente è un giro per Manhattan di un'ora. Avremo da bere gratuito, cioè gratuito, incluso nel prezzo, e praticamente abbiamo pagato solo $25 a testa. Quindi io adesso non so i prezzi in Italia, ma secondo me sono molto più costosi, e nei $25 c'è inclusa la limousine con le bottiglie e il tavolo al ballare con bere e mangiare. Quindi $25 portate a casa tutto praticamente. Secondo me sarà una bella esperienza. Voi sarete con me per tutto il tempo. Scusatemi davvero per la qualità e tutto, filmerò con l'iPhone quello che riuscirò. Se siete curiosi e vi va di vedere com'è la vita notturna a Manhattan in un ballabile, restate con noi. Domani saremo ancora in giro, quindi incrociate le dita, perché le stiamo incrociando anche noi, che non ci succeda niente, perché è per tutte la prima volta. Io inizio a incamminarmi, che per me è ora, e ci vediamo dopo. Un bacione! Primo round, sushi, un po' di fritto, pane all'aglio. Devo assaggiarlo, l'ho visto. Lei è Eva, non l'avete ancora conosciuta. Sushi anche per lei, insomma abbiamo fatto tutti un bel misto. Anche lei è nuova. Ciao! Lei già la conoscete, non le piace parlare, quindi non le fate. Io sono sempre a mangiare, lei fa i video. Adesso siamo all'ultima portata. Guardate che bella che è. Sono tutti dolci. E poi c'è anche questa. È carina. Cosa sarà, fragola? Penso di sì. Gelato. Adesso loro stanno già sperimentando. Questa è vaniglia, buonissimo. Sono già piena, infatti ci vuole gelato per digerire. Quanti piatti abbiamo mangiato? Non li abbiamo contati. Tipo una ventina, siamo in quattro.
perché comunque i piatti erano tipo giganti e li abbiamo proprio riempiti. Abbiamo preso tutti l'acqua per au pair povere. Ciao! Ciao, ciao poveri! Guardate, poveri! E non hai caffè. Riesci a inquadrare. Non è caffè dei poveri, ma in realtà è vino. Underage, bye bye. Siamo in fila per entrare in disco e qua c'è Claudia. Siamo in tre minorenni, ma ci hanno minorenni. Ci hanno controllato gli ID, non ci hanno detto niente, entriamo comunque. Miri, what? Un saluto. Ciao. Mariana, good morning. What time is it? I don't know. 6:20. Benissimo, sono le 6:20 e lei ha appena ordinato un panino che ha un aspetto. Ma cos'è sta roba qua? Ha un aspetto orrendo. E questo, no. Cioè, questo è uovo. Uovo. Io, gente, non ho più di voce. Vediamo il mio. Ma che cos'è? Cosa ho fatto di male? Sono le 6:20 del mattino. Io devo mangiare sta roba. For real is not so terrible, eh? The problem is the smell. Non è così male. Noi stiamo mangiando dei pancake. Lei è francese. Sto mangiando tre pancake con una salsiccia. Ci siamo lasciati al Mac, in realtà sono passate tipo 3 ore, se non di più. E adesso sono le 9, finalmente, è giorno. Siamo da Starbucks, ma siamo collassate qua tipo un'oretta e mezza, abbiamo dormito. E niente, il caffettino natalizio, guarda che carino. Stiamo caricando un po' i telefoni. In teoria dovrebbero arrivare tutte le altre ragazze che ieri non sono venute, ma io ho sempre i miei forti dubbi, quindi adesso poi Mariana va a casa perché è molto stanca. Io in teoria sono stanca anch'io, però provo a aspettare se arriva qualcuno, mai dire mai con me. Adesso stiamo camminando, siamo a Koreatown. Ho cambiato girl, vedete anche la mia faccia disfatta, senza trucco proprio adesso. Disfattissima, non dormo da 2 giorni, ormai sono 2 giorni. Ormai sono 2 giorni. Cavolo. Così devi censurare. Siamo a Koreatown e adesso stiamo andando a raggiungere Federica e poi andiamo a vedere finalmente l'albero di Natale, così ve lo mostro. La felicità. Ragazzi, voi non potete immaginare dove siamo. Siamo negli AMC Studios, diciamo lo shop. Guardate, ci sono le felpe di Friends. Per me quella maglietta che adesso mi prendo del team Miley. E poi c'è lì dove adesso noi faremo tutte le foto. Siamo fermati perché stavamo morendo di freddo e comunque non abbiamo mangiato niente di gente tutto il giorno. Guardate dove siamo tornati.
Shake Shack, panino, e per me le classiche patatine che ho preso anche l'altra volta, buonissime. Cheddar e bacon, stupende. Poi c'è Federica qua che ha preso, anche lei ha preso sul mio consiglio le patatine. Buonissime, provate. Invece il panino è diverso dal mio, cosa che poi mi farà provare. Cos'è uno? Smoke? Bacon. C'è dentro anche il bacon. E poi invece c'è Eva. Eva anche lei. Eva ha preso le patatine normali con anche lei lo smoke bacon. E niente, adesso mangiamo. Voi non riuscirete a vederlo, ma sta nevicando, è iniziato a nevicare. Finalmente vedremo la neve anche a New York. Tutte le foto, le cartoline che ho visto da quando sono qua, finalmente riesco a vederlo. Ragazzi, le faccio da neve! Quanti da neve! Quanti da neve! Per fortuna non ha nevicato ieri sera, se no era la fine. Madonna. O stanotte. Niente, adesso noi ci salutiamo che andiamo tutti a casa, quindi vi mando un bacione. Ci vediamo alla prossima.